Gli uomini e le donne che servirono nel 58 provenivano da tutti gli aspetti della vita sovietica. Gena Rudneva è nata a Natale 1920. Suo padre era ucraino e sua madre era una ragazza ortodossa, qualcosa che doveva sostenere per sposare suo padre. Così, Jenna sapeva molto poco della parte della sua mamma, di chi li aveva ingannati o del suo cristianesimo ebraico, ma cresceva nella nuova Unione Sovietica, in un mondo di superpotenza socialista, dove le donne sembrano avere molte più opportunità rispetto alla maggior parte delle altre nazioni di oggi. C'era sempre qualcosa per i sognatori, e Jenna divenne un'astronoma certificata, lavorando duramente nel campo dell'istruzione, ottenne un posto nel Dipartimento di Astronomia presso la Facoltà di Meccanica e Matematica dell'Università di Mosca. Jenna si è rivelata un'eccellente e diligente studentessa, e i suoi insegnanti si aspettavano grandi cose per il suo futuro nel campo della scienza. Come molte delle sue amiche, lei si è assunta l'impegno di non farsi ingannare dai tedeschi e, quando ha sentito che stava per essere creata una squadra dell'aviazione femminile, ha chiesto di unirsi volentieri. Quando ebbe finito il suo addestramento militare, presto si ritrovò su un treno con molte altre donne, viaggiando verso le linee di fronte per combattere i tedeschi e i loro alleati in Russia settentrionale, occidentale e ucraina. Jenna manteneva religiosamente nelle sue lettere le sue esperienze, come scriveva ai suoi genitori, offrendo uno sguardo intimo al suo tempo con il reggimento. In treno lei descriveva come avevano un dottore e come lui li faceva sentire tutti come bambini, raccontando loro costantemente cosa fare e cosa non fare per rimanere in salute. Parlando del suo tempo nell'esercito fino ad oggi e delle sue speranze per il futuro, ha scritto: «Una strana idea, un paradosso totale è penetrato nella mia mente. Tempo di guerra. C'è troppa paura e sangue, ma sto vivendo i giorni più felici della mia vita. Almeno la mia vita nel reggimento sarà un ricordo luminoso». Penso che sia così. Le sue parole sembrano abbastanza ingenue, ma allo stesso tempo parlano dell'amicizia condivisa da molti soldati mentre affrontavano le loro prove temporanee. Parlando più tardi della sua ricerca distrutta, ha spiegato: «Odio davvero l'astronomia, ma non mi lamento di essere entrato nell'esercito. Facciamo una distinzione tra gli invasori, poi faremo in modo di ripristinare l'astronomia. Senza libertà di pensiero non può esistere la libera scienza». Maria Smirnova era quella che rispose all'appello della sua patria. Nel 1920 è nata in una famiglia di contadini. A 13 anni la sua famiglia si trasferì a Tver, sul fiume Volga, dove in seguito ha imparato a diventare insegnante. Nella seconda metà degli anni 30 ha frequentato una scuola vicino all'aeroporto, dove la vista e il suono dei decolli e degli atterraggi hanno focalizzato la sua fantasia. Nel 1937 ha partecipato al programma di volo. In quel momento era l'unica donna e non molto tempo dopo la conclusione della sua formazione, la sua esperienza come insegnante la portò a diventare un insegnante. Alla fine della guerra sperava di poter aggiungere le sue abilità di volo al buon uso nella distruzione degli invasori nazisti. Ma, come molti, all'inizio era delusa che l'esercito non accettasse le offerte femminili per combattere. Tutto cambiò quando il maresciallo Stalin acconsentì ai desideri di Marina Raskova e, dato il suo esperienza di volo, Maria fu chiamata prima come una vicecomandante nel reggimento. Quando parlava del ruolo delle donne in battaglia, Maria Smirnova spiegò che tutti pensavamo allora, ragazze dai reggimenti volanti. Le truppe erano attività femminili? Certo, lo erano, ma allora non ci stavamo pensando. Abbiamo difeso la nostra patria, i nostri popoli, che i fascisti hanno distrutto. Con il primo gruppo di piloti, considerando le loro esercitazioni nella scuola di aviazione militare, nell'ottobre 1942 si prepararono per eseguire al fronte, specialmente nella Russia settentrionale. Non era noto fino all'ultimo secondo prima della missione da dove volassero i membri del 5º-8º, in particolare a causa della sicurezza e in particolare allora, poiché il fronte settentrionale era così mutevole nella natura. Facendo il pilotaggio con tutti i membri, il 5º-8º non ha ricevuto particolari saluti entusiasti dai loro uomini.
Molti di loro avevano visto una dura battaglia in cui molti dei loro compagni erano stati persi e guardavano tutti i membri più giovani e i loro giovani piloti con sospetto, credendo che fossero buoni solo per la propaganda e nient'altro. Tuttavia, il 58esimo-88esimo entrò in azione il 12 dicembre 1942, sparando per primi ai nazisti. Raccontando delle operazioni dopo la guerra, Maria Smirnova ha detto che il 58esimo-88esimo non riusciva a dormire tutta la notte. Tuttavia, la sequenza inaspettata per il 58esimo-88esimo era che anche loro cercavano spesso di dormire durante il giorno quando le operazioni erano terminate. Rimanendo svegli tutta la notte, volando missione dopo missione, con il fuoco dell'avversario aereo e vedendo come i loro compagni venivano colpiti, spesso erano pieni di adrenalina o piangevano la perdita dei loro amici. Questo ha avuto un notevole impatto sul loro sonno. Maria soffriva di una forte ansia, al punto da essere inviata in cura solo per allontanarsi e tornare nel reggimento. Non riusciva a rilassarsi sapendo che volavano ancora notte dopo notte. Ha cercato di scappare da loro, ma l'angoscia l'ha inseguita per il resto della guerra e oltre. Era impossibile per chiunque non essere danneggiato dalla paura di perdere un amico. Come ha spiegato Evgenia Rudneva, dopo una notte particolarmente difficile di operazioni, in cui il suo aereo è stato colpito dal fuoco. Le mie mani e i miei piedi tremavano. Ho visto un aereo che si è acceso. Il mio aereo volava come un ubriaco, ma non mi preoccupavo. Al 23esimo un altro aereo è stato colpito. Il mio cuore si è fermato. Correvo verso ogni aereo per vedere chi fosse tornato. La mia amica Gail non è tornata. Come per le altre forze sovietiche, il 58esimo-88esimo ha avuto dure lezioni. Tuttavia, dimostrarono rapidamente il loro potere, creando tattiche per evitare i bombardamenti tedeschi e avvicinarsi al nemico per posizionare le bombe sui loro obiettivi. Una tattica nota al reggimento era quella di ridurre i motori e volare in modo efficiente verso i loro obiettivi, riducendo il loro rumore a quasi nulla mentre erano direttamente sopra le posizioni tedesche, dove hanno lanciato le bombe prima di scomparire nell'oscurità della notte. I soldati tedeschi, che erano diventati consapevoli del fatto che le pilote femminili li attaccassero costantemente di notte, si vantarono del suono dei pesanti aerei, come quello di un corvo. Per questo sono stati chiamati i corvi della notte. Il termine era destinato alla deroga, ma quando il 58esimo-88esimo ne venne a conoscenza, lo accolsero completamente e da allora sono diventati famosi. Le pilote tedesche si sono rivelate sagge e devono difendere la terra natia. Così hanno iniziato a guadagnarsi il rispetto dei loro avversari maschi, che inizialmente li avevano attaccati. Divennero un'ispirazione per le giovani donne nell'Unione Sovietica e sollevarono anche il morale del popolo quando apparivano nella propaganda e nelle notizie diffuse. Nell'ottobre 1943 il loro prestigio è aumentato quando il 58esimo-88esimo è stato rinominato 46esimo Reggimento Aviazione, che è stato assegnato come il reparto più elitario delle forze sovietiche. Molte storie sulla loro fama iniziarono a diffondersi nei circoli aristocratici, che spesso enfatizzavano i fatti, ma non più di quanto facessero i tedeschi. Alcune storie che sono emerse tra i tedeschi, che le donne stavano su un fronte fantastico, che avevano criminali condannati a morte che lottavano per la loro libertà, anche facendo parte di esperimenti medici sovietici creati per permettere ai piloti di rimanere svegli 24 ore al giorno.
Forse i tedeschi semplicemente non volevano credere che fossero semplicemente donne comuni che si stavano battendo per le loro persone, perché era proprio ciò che erano. E dietro l'immagine glamour evidenziata nei film di propaganda sovietica, esse ancora combattevano la guerra e ancora si perdevano. Durante un volo di supporto alla guerra in Crimea, Maria stava conducendo un attacco a due piloti quando accidentalmente sono stati scoperti dal pilota tedesco Focke-Wulf FV-190, uno dei primi piloti da combattimento. Il pilota ha effettuato un attacco veloce, ma grazie all'agilità del PO2 ha evitato i mitragliatori tedeschi, mentre sfortunatamente la pilota seguente non è stata altrettanto fortunata. La sua pilota, Dusian Osol, è stata distrutta immediatamente e il suo corpo è stato spinto in avanti sui controller, mandando la pilota in un buco. Nozol, la navigatrice di Irina Kashirina, ha lottato contro i duplicatori di controllo nel suo cockpit, ma il corpo di Nozol proseguiva, così lei è uscita e ha afferrato la sua pilota morta per il collo, estraendola dal cockpit. Con una mano sul controller e l'altra su una pilota morta, Kashirina è riuscita a riportare la pilota di nuovo alla base. La leggenda della loro invincibilità nella lotta fu quasi completamente distrutta nella notte del 31 luglio 1943. Ancora una volta, Smirnova sta attaccando. Questa volta contro i cadaveri tedeschi vicino a Timraco. Prima dell'attacco, Kashirina eseguì un controllo dell'area, individuando bersagli per le altre unità. Avvicinandosi agli obiettivi, però, capì che qualcosa non funzionava. Come al solito, i fari di ricerca guardavano il cielo, ma al posto del solito fuoco nemico non c'era nulla. Allora Kashirina ha capito cosa stava succedendo. Le pistole non sparavano, perché le pistole tedesche operavano sulla zona, usando le pistole per il fuoco nemico, in modo da poter attaccare. Come spiegò dopo la guerra, non eravamo stati attaccati in questo modo prima. Non avevamo sviluppato le tattiche dell'avversario. Ho avuto un'ampia esperienza in battaglia e la manovra per accelerare i fucili era quella di accelerare il soldato. Ma dietro di me volava una giovane pilota sicura. Quattro aviatrici che mi seguivano sono state uccise. I pistolettieri hanno sparato a raffica. Le nostre pilote erano così pericolose che bruciavano come un foglio di carta. Tragicamente, una delle persone che morirono quella notte era Irina Kashirina. Nonostante i casi fortunati fossero pochi, soprattutto quando la guerra ebbe inizio e le pilote tedesche divennero veramente equipaggiate, le perdite continuarono tra la squadra. Nuove tattiche sono state create, ad esempio, proprio le pilote esperte agivano come esche, perché sapevano come evitare le luci. Tuttavia, il pericolo era sempre presente. Il 9 aprile 1944 la pilota Zenia Rudneva non è tornata dalle missioni di combattimento. La giovane astronoma aveva solo 23 anni. In seguito si scoprì che il suo corpo fu recuperato e sepolto come una comune soldatessa sconosciuta in missione. Non era stato fino al 1966 prima che fosse formalmente scoperta. Una morte che ha avuto un forte impatto sulla morale della notte ha scosso qualcuna che non era nemmeno nel loro reggimento. Il 4 gennaio 1943 la maggiore Marina Raskova volava con un bombardiere quando fu uccisa non lontano da Stalingrado. La macchina da volo è caduta vicino al fiume Volga. Lei è stata assegnata al primo alloggio statale durante la guerra e in pochi mesi la nave proveniente dagli Stati Uniti ha preso il suo nome. In totale, le preoccupazioni hanno perso 32 dei 261 membri durante la notte. E anche se è una tragedia, deve essere giustificata da quante navi nel reggimento volavano contro i tedeschi. La comandante di volo Irina Sobrova ha volato su Stagherei 1808 missioni e per questo è stata chiamata Eroe della Repubblica Sovietica, il più alto riconoscimento per il servizio allo Stato. Era una delle 23 donne nel reggimento, compresa Smirnova, che ha ricevuto un premio. Tenendo conto di questo elevato numero di varietà, la perdita tra loro era incredibilmente bassa. Inoltre, considerando il fatto che alcuni di questi 32 deceduti erano affetti da tubercolosi.
le linee fronte tedesche inquietanti di notte erano vicine a noi. E questo ha incluso l'attacco dell'esercito tedesco dalla Repubblica Sovietica in Polonia e poi in Germania. Quindi il reggimento doveva adattarsi più rapidamente per mantenere la linea di fronte. In un momento in Bielorussia, il reggimento ha preso una svolta che si è trasformata in una nuova linea di fronte. Mentre aspettavano l'arrivo dei carri con carburante e munizioni, alcuni membri del reggimento andarono a cercare i carri armati tedeschi. Una volta scoperto che era solo il tempo prima che venissero scoperti, tornarono all'aereo e partirono, usando la piccola quantità di carburante rimasto per andarsene. 4 maggio 1945, la notte in cui le loro ultime operazioni volavano a 59 km e mezzo da Berlino. 3 giorni dopo hanno sentito la notizia che sognavano da 4 anni. La Germania si è arresa, la guerra è finita. Dalla necessità di volare fino a diventare il più bello squadrone dell'esercito sovietico, le streghe della notte hanno intagliato una leggenda per se stesse nella loro vita. Il futuro sembrava luminoso per questi eroi. Purtroppo non è stato così. Il reggimento si è sciolto, i suoi membri sono tornati alla civiltà. Alcuni sono tornati al lavoro di routine, mentre altri, come Smirnova, hanno cercato di crearsi una carriera nel settore aeronautico sovietico dei piloti volanti. Purtroppo, la guerra l'aveva segnata fisicamente e mentalmente, e lei non riuscì a iniziare una carriera come pilota di aerei. Inoltre c'era uno sforzo proprio di screditare le donne pilota dopo che la guerra era finita. Il reggimento non ha nemmeno ottenuto il permesso di partecipare al volo come parte della vittoria. La principale ragione era che gli aerei erano troppo lenti. Tuttavia, coloro che ricordavano la leggenda delle streghe della notte, la loro memoria è stata conservata nei libri e successivamente nei film e nei programmi televisivi. Ogni anno dopo la guerra, il reggimento ha organizzato un incontro il 2 maggio, dove hanno ricordato quelle eroiche donne che non sono riuscite a tornare dopo il decollo di notte. Per una delle sue membri, il suo nome continuava a volare attraverso il cielo del deserto nero, aperto alle stelle. Nel 1972, gli astronomi hanno nominato un asteroide in onore di una strega della notte che sognava le stelle. Lo chiamavano Strega della Notte Rudnev.